me tell you about the moonlight at night when creepy crawler goop mandos came in a flash of light. All this glowing goop came pouring out, and then they appeared, and they each got different powers, though they're all kind of weird. You could say I made some new friends, even though I'm not sure how. But Mino Goob and Grime has my matchmaker now. He's making evil crime rhymes, I've gotta stop him somehow. La fabbrica dei mostri. Il mostro sdoppiabile. Ti farò mangiare la polvere! Lenta, cento no! Questa non è una gara! Dobbiamo allenarci facendo un vero lavoro di squadra. E Lockheed è sicuramente lo spot ideale per farlo. D'accordo, Chris. Adesso ti faccio vedere io chi è il campione fra noi. State allerta, ragazzi, perché io scombussolerò tutti i vostri piani. Wow! Lo rispedisco subito al mittente! Oh, bravo! Bersaglio centrato! Devo proprio ricorrere alle maniere forti. Guardate il mio lancio fulminante brevettato. Carica! Ora lo vedi, ora scompare. Preso! Che ne dici di qualche trucco con la corda per movimentare il gioco? Troppo su! Troppo su! Si sta dirigendo in città! Questa aragosta pesa una tonnellata. Attenzione! Niente male, meglio di un biscotto ricoperto di cioccolato. Biscotto? Crede che i dischi da hockey siano biscotti? Oh, caspita, al ragazzo serve una dieta a base di fosforo per il cervello. Il poverino ne ha davvero tanto bisogno. Per favore, ragazzi, non stiamo mica facendo un picnic. Parte il lancio! Che cosa ci fate voi qui? Il parco è chiuso! Andiamocene da qui prima di cacciarci in altri guai. A proposito, promettetemi di fare i bravi oggi. Per quale motivo ti raccomandi tanto? Hai un appuntamento importante? Ah, devo aiutare mio padre a fare alcuni lavoretti in casa. Noi potremmo darti una mano. No, credetemi. Voi mi aiutate di più quando non mi aiutate. Ma dove è andato quello sciocco di Mr. Rossi? Quanto impiega per fare una commissione? Non posso sprecare tempo ad aspettarlo. Presto la fama della mia potenza si diffonderà nel mondo. Daranno addirittura il mio nome a un prelibato panino. E sarà chiamato... Prosciutto e segale. Cosa? Ti avevo chiesto un panino alla ragusta, non al prosciutto inutile ammasso di ossa. Non capisci proprio niente. Mi serve per un esperimento magico. Mi scusi, professore. Scuse non accettate. Per colpa tua la mia ultima creatura del male dovrà aspettare. Possibile che debba sempre fare tutto io? Ah, povero padrone. Vorrei davvero poter fare qualcosa per lui. Perché non lo aiuti a fare una creatura del male? Sarebbe una gradita sorpresa. Ah, sì, hai ragione. E se raddoppio la ricettina magica, raddoppio anche il divertimento. Ci metto un goccio di rossa, due parti di giallo, una manciata di insetti, ingredienti perfetti, una bella mescolata e la pozione è formata. Un dolce miscuglietto dal colore rosa-violetto. Che bello. Niente male! Niente male davvero! Sono eccitato fino al midollo spinale. Spero tanto che lo sia anche il vecchio professore. Ora
coraggio, colpiscili, elettrizza quei mutanti, mettici tutta la tua potenza. Guarda che scintille, Centonodi, sta cominciando a fare pratica. No, ma questa è roba per bambini. Bene, allora facciamo una gara, tu e Titti la Pulce contro me e Johnny. D'accordo, per me va benissimo. Ehi, Titti la Pulce, amica mia, svegliati. Avanti, smettila di giocare a nascondino. Non sta affatto giocando, è scomparsa, dobbiamo ritrovarla. Torna qui, amico. Abbiamo promesso a Chris che non ci saremmo mossi da casa. Beh, lo sai che a volte le promesse non possono essere mantenute. E questa è proprio una di quelle volte. Amore, tesoro, ho comprato una ragosta fantastica per il nostro anniversario. Mi andrai pazzo. Chiama la polizia! Chiama i Boy Scout! Chiama il Pentagono! Colonnello Kaboom, servizi speciali del Pentagono. Come? Ha visto una cimice enorme nella sua cucina? Non si faccia prendere dal panico, signora Freebish, sarò lì in un baleno! Dannate viscide schifose, immonde bestiacce! Vi farò vedere io come si fa la vera guerra! Quella cosa è in casa, colonnello Kaboom! È letteralmente raccapricciante! Non si preoccupi, signora, ci penso io a sistemare questa faccenda! Missione compiuta. Uno di questi giorni trasformerò questo scheletro senza cervello in un massiccio fermacarte. C'è una grossa sorpresa per lei, oh grande genio del male. L'ha preparato con le sue belle manine. Come hai osato toccare la mia macchina della magia? Solo il grande occhio duro, maestro delle arti magiche, può dare vita alle creature del male. Ma lo guardi bene, maestro, ha un aspetto così minaccioso. Te l'avevo detto di non farlo, ma tu non mi dai mai ascolto. Ah, oh, è incredibilmente brutto. E questo è il suo bello. Sì, bravo, bello. No, sempre sono il meglio per lei. Una grande meraviglia. Oh, ma è veramente questa creazione è stata una mia idea. Ah, basta, fin tanto che Due Facce obbedirà a me, vi perdonerò questa trasgressione ai miei ordini. Oh, grazie, capo, grazie tante. Due Facce, in nome del grande genio del male Occhio Duro, ti ordino di precipitarti subito fuori e scatenare il panico in città. Forse non hai capito, apri bene le orecchie. Ti ordino di uscire e di terrorizzare tutti quelli che incontri per strada. Ingrato d'un ingrato, se ti rifiuti ancora di obbedirmi, farò di te una ributtante e viscida brodaglia. Credo che non sia d'accordo con lei, maestro. Dunque hai intenzione di disobbedirmi? Eccoti un assaggio della mia potenza! Grosso sbaglio. Nessuno osa parlarmi in questo tono, nessuno! Prendilo! Certo che è una creatura del male molto feroce. Oh, no? La più feroce! Coraggio, facciamogli vedere come funziona il nostro super bombardiere. Con immenso piacere, maestro. Con te il conto non è ancora saldato, miserabile rifiuto. Prova questo braccio d'acciaio, bruttone. Ma oggi Due Facce non mi sembra dell'umore giusto, maestro. Tagliamo la corda, Mister Rossi, prima che decida di farci a pezzettini. Sì. Speriamo di ritrovare presto Titti la Pulce. È così piccolina e questa città è così grande. Nessun problema, amico. Con questi manifesti appesi ovunque qualcuno la avvisterà. Johnny ha ragione. Quell'adorabile musetto non si dimentica. Povera bestiolina. Spero tanto che tu stia bene, amica mia. Scusate, per caso l'avete incontrata? Ma che cosa ho detto di sbagliato? Ah,
Scusami, Todd. Non ti avevo visto. Tieni gli occhi aperti, fratellino. La mia pazienza ha un limite. Ok, agli ordini. È successo di nuovo. Il professor Occhio Duro è tornato ai vecchi trucchetti, ma questa volta ha creato un doppio mostro. Proprio così, guardate, sono due creature del male in una. E per dirci quanto sono brutti. Presto, dobbiamo fermarli. Quel ragazzino ha davvero dei grossi problemi. Non è possibile. Sono spariti senza nemmeno avvisarmi. Niente panico, gente, sono il colonnello Kaboom. Qual è la situazione? C'è un grosso animale là dentro ed è veramente orribile. È quasi peggio del polpettone di mia moglie. Via, calmo, signore, ora ci penserà l'esercito. Vieni fuori con le zampe alzate, il locale è circondato. Civili, è meglio che vi allontaniate. La situazione è sotto controllo. Quel brutto mostro si trova proprio dove volevo che andasse. Il mio locale! Lei è un pazzo! Guardi cosa ha combinato! Non c'è bisogno che mi ringrazi, signore. È mio dovere salvare la democrazia da parassiti come quello. Viene, attacco! Ci vogliono i rinforzi! Sei caduto in trappola, eh? Dove siete finiti? Ascoltatemi bene. Occhio Duro ha sguinzagliato un nuovo mostro e soltanto voi tre ragazzi potete fermarlo. Io gliel'avevo detto di non uscire e invece no. Sono scomparsi e adesso non so dove andarli a pescare. Bingo! Beh, e qui la nostra amica non c'è di sicuro. Dobbiamo continuare a cercarla. Non possiamo arrenderci così. Cosa ci fate qui, voi tre? Mi avevate promesso di restare a casa. Sì, l'avevamo promesso, ma è successo prima che Titti la Pulce decidesse di uscire di scena. Uscire di scena? Vorresti dire che è scomparsa? Bravo, hai detto la parola magica, scomparsa. Vediamo se hai vinto qualcosa. Non ne posso più del tuo stupido umorismo. La situazione è molto grave. Titti la Pulce è scomparsa e c'è un mostro in circolazione. Una creatura del male? Oh, andiamo, voglio prenderlo. Lo farò a pezzi, gli brucerò tutti i circuiti, lo leggerò come un salame. Ti sbagli, lo becco prima io. Dillo con me, fratello. Arriva la famiglia del Raggio Verde. Non preoccuparti, amico mio, ritroveremo Titti la Pulce. Ma prima dobbiamo neutralizzare quell'essere mostruoso. Qui è Tom Lockjoy in diretta con le ultime notizie, colonnello Kaboom. Dopo un'estenuante lotta ho arrestato personalmente questo mostro. Le assicuro, signore, che i cittadini per bene possono tranquillamente ripopolare questa città. Grandi Occhio Duro. Più veloce, ammasso calcificato. Quell'orribile mostro ci sta quasi raggiungendo. Non c'è problema, maestro, ora lo seminiamo. Ehi, d'accordo per la posta via aerea, ma non è questo il nodo. Attenzione, ehi, ma cosa, togliti, non vedo niente. Ma cosa combini? Si può sapere chi ti ha dato la patente? Io non c'entro, è tutta colpa sua. Guardate, eccolo laggiù, quel brutto mostro. E c'è anche Occhio Duro. Schifo, Occhio Duro, hai la tremarella? Non statevene lì impalati, buffoni multicolori. Tirateci giù da quest'albero subito. Non hai detto per favore? Sperate che io implori il vostro aiuto? Mai. Lui no, ma io lo farò. Vi prego, vi straprego, tiratemi giù dall'albero. No, certa gente proprio senza dignità. Vi supplico! Come possiamo rifiutarci? Questa è una delle facce più brutte che abbia mai incontrato in vita mia! Oh, ehi! Lasciami! Ah!
ossa, cervello di gallina. Me ne occupo io. Titti la pulce, sei tornata. Presto. Sta attento, amico mio. Ah, come soccorritori siete dei patetici fuori a nulla. Fate più schifo di un piatto di zuppa riscaldata. Maestro? Non ora, Mr. Ossi, lasciami pensare. Maestro? Ecco quello che Osso Buco sta cercando di dire, che... Aiutami chi può! Prendi occhio duro! Tieni duro, amico, ora ti liberiamo! Andate pure senza di me! Perché? Cosa ti succede? Perché senza la mia piccola amica il mio cuore è spezzato. Non puoi piantarci in asso così. Abbiamo tanto bisogno di te. Scorterò personalmente questo meschino, indegno figlio di uno scarafaggio, fino al laboratorio del tentacolo. Non appena lo vedranno, otterrò di sicuro una promozione. Generale Kaboom! Sì, ha un suono così musicale. Perché non guardate dove mettete i piedi? Io sono il quasi generale più famoso del Pentagono! Prendi più duro! Wow, che meraviglia! Una vettura compatta! Mayday! Mayday! Mi hanno colpito! Prendi più duro! Vai! Presto, forse qui dentro riusciamo a seminare. Cos'è questo strano rumore? Sono le mie ginocchia che tremano. Allora tienile ferme, arido teschio vuoto. Questo sì che si può definire un ritmo in crescendo. Dispiace se mi intrometto? Quel tipo non è certo amante della buona musica. Ma non servirà a fermarci. Maestro rullo di tamburo, prego, inizia lo spettacolo. Forse c'è davvero troppa violenza e rock and roll alla televisione. Non è il momento giusto per fare battutine. Guarda. Questo mostro è davvero un brutto tipo. Battiamocela, ossicino. Titti la pulce! Dove sei stata, piccola mia? Coraggio, ragazzi! Vi ricordate il gioco dell'hockey? Dobbiamo lavorare come una vera squadra! Giusto! È l'ora del mio lancio fulminante brevettato! Io mi intrometto e intercetto il disco. Due minuti di penalità per eccessiva bruttezza. Anche noi stiamo scalpitando dalla voglia di entrare in azione. Dico bene, Titti la pulce? Continua così, Titti la pulce. Lo stai facendo diventare matto. Sì, la nostra squadra è passata decisamente in vantaggio. No, oh, ci hai salvati. Oh, grazie, grazie tante. Ehi, ma cosa fai? Sei impazzito? Io non mi abbasserò mai a baciare i piedi ad un umano. Ehi là, professore, non crede che anche lei dovrebbe darci qualcosa? Ti sbagli, mostriciattolo. Io non vi devo niente. Aspetti, maestro, non mi lasci qui da solo. Ah, lasciamoli pure andare, sono fatti l'uno per l'altro. Anche noi, vero? Non so cosa ne pensiate voi, ma io ho avuto già abbastanza emozioni per oggi. Te l'ho detto, avevo quel viscido mostro nelle mie mani. La prossima volta non mi sfuggirà. Aspettate, vedrete, sarà mio, ve lo giuro! Da quassù si vede benissimo, Chris! Dato che siamo di nuovo tutti insieme, ho pensato di festeggiare in modo speciale.
Volete qualche nocciolina? Tieni da parte i gusci per Titti la Pulce. Sono i suoi preferiti, vero piccolina? Ehi, Titti la Pulce! Oh, perfetto! Dove sarà finita stavolta? Oh no! Ci risiamo, ragazzi!